No, io sono soddisfatto di questo pareggio invece, do una lettura molto positiva perché la squadra è venuta qua con grande umiltà e ha giocato la partita che doveva giocare. Nel primo tempo ha avuto tantissime occasioni, il problema è stato non sfruttarle, però non si può dire che non le abbia avute rispetto ad altre partite. Di occasioni il Perugia ne ha avute tante, c'è stato anche un pizzico di sfortuna. Voglio ricordare che questa squadra era stata costruita per il 4-3-3, poi Caserta ha dovuto in fretta rinforzare un po' la difesa e probabilmente con tre punte di ruolo, una spesso infortunata, prima Murano, poi Bianchimano sfruttato con il contagocce, insomma ha avuto qualche difficoltà di troppo in Perugia a trovare un po' il mandorlo della matassa davanti. È chiaro che dal punto di vista numerico serve qualcosa per ruotare queste punte davanti. Però, tornando alla partita di oggi, ripeto, Perugia ha dato prova di grande compattezza, ha subito solamente un episodio, perché tutti stiamo a discutere sul secondo rigore di Burrai su Casiraghi, ma secondo me, rivedendo le immagini, il primo è molto molto dubbio, probabilmente se non avesse concesso quel calcio di rigore sarebbe accaduto dell'altro. Nel secondo tempo la squadra ha tenuto bene il campo, non ha concesso occasioni, anche dal punto di vista dell'equilibrio il match è stato molto più equilibrato, con minor possesso palla del Sud Tirol che nel primo tempo aveva spinto, ma ripetiamo, senza creare troppe occasioni. Quindi un Perugia che ha dato dimostrazioni di grande compattezza di squadra. Adesso arrivano delle partite che si devono assolutamente sfruttare a Renato Curi per poter cercare di accorciare in classifica. Avevo timore di questa trasferta perché giocare qui sul campo della capolista, grande entusiasmo, non è mai facile. Tra l'altro è una squadra che conosce benissimo la categoria, una squadra che è stata plasmata e migliorata negli anni, e Perugia invece qui non ha praticamente dato mai la sensazione di subire, almeno sul piano delle occasioni, l'avversario. Quindi una prova di squadra secondo me molto positiva. È chiaro, quel primo tempo con tante occasioni lascia un po' l'amaro in bocca, perché se Perugia fosse andato sul 2-0 probabilmente per il Sud Tirol, anche vedendo la ripresa, non avrebbe avuto possibilità per rientrare in partita. Senti, Marco.